grazie Massimo e grazie per la fiducia e soprattutto per il circolo di idee e di speranza che hai fatto nascere nel cuore di tantissime persone su questo palco, in questa piazza e nelle case. Grazie Massimo, perché votare Massimo Lapiana come sindaco oggi per molti rappresenta una speranza, e la speranza va coltivata. Va coltivata, e questo lo dobbiamo dire a tutti. E quindi Massimo lo vuole dire anche con le sue scelte, parla sempre di programmi, di cose da fare, poco di politica, di battute sugli altri, perché in realtà è questo di cui abbiamo bisogno, di progetti concreti, di cambiare Mister Bianco con una realtà nuova, non con le parole, non con le persone, non con le facce importanti, non con i padrini virgolettati. Abbiamo bisogno di questo, e per questo lui ha indicato, come, cioè credo di aver capito, che oltre alle parole meravigliose, e mi ha detto lui poco fa, che ha detto per presentarmi prima, abbia scelto nella giunta sua ideale due donne, me e Anna, che parlerà dopo. Non solo perché quota è rosa, non so se sapete che per riempire le liste nella settimana prima di Pasqua c'è stato lo stillicidio delle quote rosa. Cosa sono le quote rosa? La percentuale di donne che deve essere presente in ogni lista. Con tristezza so di persone, di donne, di ragazzine, di mamme che hanno dovuto presentare il loro nome, che hanno dovuto candidarsi solo perché donne e perché parte di quella quota rosa. Io sono fiera e felice di sapere che il candidato sindaco che sostengo e che appoggio ha scelto delle donne perché le donne valgono, non perché sono una quota rosa, perché le donne hanno un modo di pensare e un modo di fare che è un vortice, che è creativo, che riesce ad abbracciare tantissime cose contemporaneamente. E anche perché mamma, probabilmente, sono stata indicata, perché so prendermi cura, e anche perché nel territorio di Mister Bianco sono stata attiva talmente tanto che forse il mio concetto di politica è un po' fuori, il mio modo di fare campagna elettorale sarà un po' fuori rispetto a quello che hanno gli altri, ma me ne frego, perché la speranza può prendere una strada diversa solo se ognuno ha il coraggio di vivere le proprie idee, non solamente di parlarne. E poi mi ha indicato come assessore, probabilmente appunto anche perché è importante fare, è importante che un assessore faccia, e è importante che un assessore faccia fare dei salti di qualità anche, perché deve fare delle proposte, deve far muovere appunto tutte le forze che sono in campo a Mister Bianco. Quindi fare dei salti di qualità forse da qualche assessore della giunta precedente è stato inteso male, hanno fatto salti di coalizione, salti di partito, non lo so, salti in bocca alla romana, cosa hanno fatto? Salti di qualità non ne hanno fatti, assolutamente. E magari hanno detto che non ce li hanno fatti fare, ma come? Cosa non vi hanno fatti fare? Cos'era? Un ammanettamento con le fruste? Che tipo di politica c'è? Che tipo di politica c'è? Che tipo di politica portiamo avanti? I nomi che ha indicato Massimo vogliono farvi vedere questo, che il tipo di politica che portiamo avanti è un'altra cosa. È un'altra cosa, è qualcosa che va verso gli interessi di tutti. È qualcosa che toglie il 30% dell'indennità della giunta, degli amministratori, del sindaco, il 30% che è stato aumentato negli anni passati da Ninella Caruso e compagni, e lo vuole reinvestire nei servizi, nel nido, nei trasporti pubblici, tutte quelle cose che non so come evidentemente nei 5 anni trascorsi avranno avuto un lapsus e si sono dimenticati dove hanno messo i soldi per farle tutte queste cose, se lo saranno dimenticato, evidentemente c'è stata questa cosa fondamentale. Ed è bello fare campagna elettorale con Massimo Lapiana, perché Massimo Lapiana parla con i bambini, si occupa di bambini e si occupa di loro non perché li strumentalizza, ma perché si diverte, perché noi ci stiamo divertendo a fare questa campagna elettorale. Ci stiamo divertendo perché oggi abbiamo giocato, perché abbiamo visto anche come potrebbe essere un'alternativa
al turismo a Mister Bianco, visitando i luoghi dell'antica Mister Bianco, con Pippo Longo vicino a noi che ci sosteneva, che ci dicevamo che noi eravamo la speranza, perché la speranza da mamma e da persona che crede nei bambini, la speranza sono loro, la speranza non siamo noi, siamo destinati ad arrivare a un certo punto, perché arriviamo con tanta sapienza, magari con tanta esperienza, con tanta cultura, ma a una certa età arriviamo perché le idee hanno bisogno di nuove gambe su cui camminare. Chi lo diceva? Falcone? De Gasperi? Lo dicevano in tanti, perché forse è qualcosa, è tutta gente intelligente, è qualcosa che funziona. Ed è qualcosa che funziona anche riguardo all'infanzia, è il fatto che fa muovere tutte le forze che si occupano di sociale a Mister Bianco, perché non fa muovere solo le scuole e le mamme, ma fa muovere le parrocchie, fa muovere le associazioni, fa muovere tutti quelli che si occupano di educazione a Mister Bianco, ma anche quelli che si occupano di commercio, perché i bambini sono la vita e la linfa di un paese in cui i bambini possono girare e un paese in cui hanno dei parchi giochi, possono essere i bambini anche fonte per il commercio. Un amico mi diceva, quando c'era il parco giochi qua, un amico che vende commercio, dici, io lavoravo di più, com'è possibile ora un parco giochi io lavoro di meno? È possibile anche questo, è possibile perché per i bambini è stata pensata una strategia finalizzata solo ed esclusivamente all'emergenza, legge 285 anni 90, legge 344, poi urban mega finanziamento, però è rimasto solo un finanziamento fatto di cose, sono rimaste solo le cose, sono rimasti i palazzi, sono rimaste delle belle esperienze, ma non è cambiata la strategia. E questo è quello che Massimo e noi ci proponiamo di fare insieme. Votare Massimo Laviano vuol dire avere una strategia nuova, perché in periodo di crisi occorre una strategia nuova. Non occorrono bacchette magiche per far fiorire soldi, perché in periodo di crisi lo sappiamo, i soldi non ci sono, i finanziamenti sono stati sospesi, non arriveranno, è inutile pensare di poter attingere a nuovi finanziamenti, facciamo uscire i soldi da dove li abbiamo, da chi investe nel nostro territorio, dalle banche che lavorano qui con noi e che possono con protocolli di intesa finanziare delle piccole e medie imprese, giovanili, femminili, facciamoli uscire da chi qua ci guadagna in mille modi, facciamoli uscire anche da Humanitas, facciamoli uscire da chi con noi vuole lavorare. Questa è la strategia diversa, una strategia che si basa sul risparmio non solo dei soldi ma dell'energia. Invece finora hanno risparmiato solo le idee, hanno risparmiato solo il cervello, non hanno risparmiato né soldi né energie. A scuola i bambini hanno freddo tutto l'inverno, il 77% di soldi destinati all'energia delle scuole se ne va per il riscaldamento, e tutte le mamme sanno che almeno 15 giorni l'anno in inverno i nostri figli hanno freddo a scuola, perché le idee sono state ferme, non si sono proiettate verso il risparmio energetico, assolutamente, sono state proiettate verso altro, sono state proiettate verso le proprie tasche probabilmente. E allora anche la zona commerciale è diventata solo ed esclusivamente un'altra discarica. Siamo circondati dalle discariche, circondati. Abbiamo la discarica a TDT e la discarica dei capannoni abbandonati alla zona commerciale. E questa è una tragedia, non è una fonte di ricchezza. E noi la possiamo rinnovare, come potremmo rinnovare tutto quello che c'è nelle frazioni, che è ricchezza di gente che è animata. Ieri abbiamo visto con Antonello della gente fantastica, ora parlerà lui e ve lo dirà anche lui. E votate Massimo Laviano come sindaco, perché la speranza va votata, non va semplicemente detto è una speranza, votate la speranza. Grazie. Grazie Carmen. Io facevo riferimento alle frazioni, un altro degli impegni che abbiamo preso è quello di portare avanti una politica di integrazione. Il centro da solo non può farcela, la nuova Mister Bianca, i quartieri da soli non possono farcela. E allora noi nell'individuare una persona che potesse in qualche modo rappresentare
simbolicamente, ma non solo, anche concretamente, questo nostro impegno abbiamo scelto Antonello Quattrocchi. Antonello Quattrocchi, molti di voi qui non lo conoscono, è un ragazzo di Lineri, un ragazzo che da sempre è impegnato davvero nel sociale, che ha fondato un'associazione sportiva che si occupa di pallamano e che in oltre 17 anni ha dato la possibilità ad oltre 600 bambini del quartiere di salvarsi, voglio utilizzare questo termine davvero forte, attraverso la pratica sportiva. Ed è questo che chiederemo, è questo l'impegno che chiederemo ad Antonello. Quell'esperienza poi nel 2009 è venuta meno perché una preside ha buttato fuori da una scuola questa associazione, adesso è dovuto andare a Mascalucia, ma questo non accadrà. Antonello è una persona che non ha bisogno di essere assessore o consigliere per essere impegnato nel sociale, ma come ho detto ieri a Lineri e ribadisco oggi, lui dall'8 maggio sarà assessore e lo potrà fare da assessore, quello che in questi anni ha fatto per il quartiere e per la nostra comunità. Antonello. Grazie Massimo, le tue parole mi commuovono. Allora, io mi presento, sono Antonello Quattrocchi, ho 46 anni e vivo da 40 anni nella frazione di Lineri. Faccio fisioterapista e ho vissuto la gran parte della mia vita facendo volontariato, prima nella parrocchia di Santa Bernadette, che era guidata da un prete illuminato, secondo me, che era Don Bisagni, e poi successivamente facendo il servizio civile e facendo questa esperienza dell'associazione sportiva, ho continuato questa mia vocazione, no? di stare in mezzo ai ragazzi e di insegnare loro qualcosa. Ci sono riuscito un po' così, un po' però, comunque io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. E una cosa che ritengo sia importantissima in questo comune è il discorso che diceva Massimo poc'anzi, cioè il discorso dell'integrazione del territorio. Noi abbiamo un territorio che è enorme. È enorme ed è praticamente un insieme di isole scarsamente collegate fra di loro e che necessitano di qualcosa di più perché possa questo territorio diventare un unico grande territorio, perché il centro possa anche godere delle risorse della periferia, risorse che sono umane e non solo. E allora oggi parlavo con Igor Nastasi in macchina, che lui è architetto, e mi ha detto che ha fatto la sua tesi proprio su un progetto di integrazione del territorio di Mister Bianco. Era un'idea che io avevo avuto nel mio piccolo e quasi mi vergognavo a dire perché mi sembrava utopistica, e probabilmente lo è, però secondo me l'integrazione passa anche da sistemare la struttura geografica del territorio. E allora pensare a uno spazio, una terra di mezzo, che è dove noi possiamo realizzare strutture di servizio facilmente accessibili a tutti i cittadini, è un elemento secondo me essenziale, perché l'integrazione parte da collegare il territorio e poi continua attraverso un'evoluzione culturale. Un'evoluzione culturale che ovviamente non può essere che una parte del paese può fagocitare l'altra o possa far diventare la festa di Sant'Antonio Abate. Molte volte c'è questa diatriba, Sant'Antonio Abate, Sant'Agata. Non è questa l'integrazione culturale. L'integrazione culturale si costruisce su cose nuove che dobbiamo fare insieme, e questo qua è un elemento fondamentale. La crescita del paese passa attraverso queste cose. Sono cose che hanno bisogno di lunghi tempi per realizzarsi, ed è chiaro che in questo momento di crisi pensare a creare una zona di mezzo dove realizzare strutture a questo proposito può sembrare follia, perché non ci sono le risorse, però non è così, perché noi dobbiamo, mi hanno insegnato negli anni, soprattutto quando facevo la Gioco, che era un movimento giovanile che si occupava dei giovani lavoratori, mi hanno insegnato che bisogna fare piccoli passi e avere grandi prospettive. Allora, se non abbiamo grandi prospettive e non ci cominciamo a pensare ora, non potremo mai realizzare i nostri sogni. Queste cose le possiamo realizzare, ma nessuno di noi ha la bacchetta magica. Ritengo che sono i cittadini che devono essere i primi attori di questa situazione, e lo devono essere in questi giorni, i prossimi giorni, le prossime settimane, giorno 6, giorno 7, facendo una scelta precisa.
Qua abbiamo visto poco fa quello che è stato il passato recente, che si ripropone sostanzialmente nello stesso modo, cambia probabilmente soltanto l'attore principale, per quello che abbiamo visto pare che tutto rimane uguale, e non lo so, non mi sembrava che i cittadini di Mister Bianco fossero così contenti della passata amministrazione, né allo stesso tempo ci si può pensare di fidarsi del vecchio passato che ha amministrato bene probabilmente perché era un periodo florido, ma che si rende responsabile di quello che è il sistema clientelare andando a cercare l'amico buono perché deve sistemare la strada, perché deve la luce, per il certificato. E allora la rivoluzione deve partire dal cittadino. Il cittadino deve sacrificarsi e non deve più chiedere ciò che gli spetta per diritto. Tutte le volte che noi chiediamo un favore viene meno un diritto. È la vera lotta che bisogna fare. È un messaggio difficile da fare passare. I cittadini purtroppo sono a volte anche costretti perché hanno bisogno di cose molto importanti e spesso si rivolgono ai politici per questo. Ma se cominciano loro a dire no, vuol dire che stiamo per cominciare una nuova stagione, la stagione del recupero anche del senso civico, della democrazia e della libertà. Io mi ero puntato qua delle cose. Se mi permettete, volevo leggere una frase che è tratta da una canzone di Giorgio Gaber, scritta con Alessandro Mondadori, si intitola La libertà. Dice: vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. Allora dico, ragazzi, cittadini, ragazzi, non facciamoci comandare più, riprendiamoci la nostra libertà. E a questo punto vorrei spendere qualche parola per Massimo, che ritengo sia l'unica vera novità di questa campagna elettorale. Qua abbiamo di fronte un gruppo, io poco fa quando vedevo il discorso di Condorelli ero quasi intimidito a vedere quell'organizzazione dietro, tutte queste persone così importanti. Io che sono un semplice cittadino dicevo, ora devo salire nello stesso palco e devo essere convincente, dire alle persone delle cose che non devono essere banali, e mi nascondo che un po' di paura l'ho avuta. Però sono qua perché non sono solo, perché ho questi amici qua che mi sostengono e mi danno la forza per poter continuare. Massimo Gabbiana è l'unica persona, secondo me, su cui vale la pena spendersi. Quando si parlava nel paese dei candidati e si prospettava il fatto che ci sarebbero stati soltanto due, io ero in difficoltà come cittadino perché non sapevo per chi votare. Fortunatamente Massimo ha rotto gli indugi e mi ha dato la possibilità di scegliere serenamente per chi votare. Sono contento, so di avere un riferimento con una persona più di un posto di lavoro. Forse è meglio che... avevo preparato molte altre cose, ma ci sarà un'altra occasione per dirle. Votate per Massimo e ci sostenete con la sfida, grazie. Non voglio sembrare censore, perché tutti sanno che anzi cerco di stimolare la partecipazione. Vorrei che chiudesse il comizio Gennaro prima di mezzanotte, prima che piova, dico, la piazza è ancora qui, e vorrei completare la presentazione degli altri assessori. Antonello ha parlato di coerenza, e io un altro impegno che mi sono voluto prendere pubblicamente assieme ai tanti giovani che mi accompagnano e mi sostengono era quella di porre la questione generazionale, ma di non essere rottamatori, di porre la questione di una nuova generazione che si assume la responsabilità di ruoli nuovi ma che riconosce il valore prezioso dell'esperienza. E allora capite che queste parole individuano una persona che a Mister Bianco è un punto di riferimento. Un punto di riferimento per la storia della sinistra. Per me è stato un punto di riferimento in consiglio comunale quando giovanissimo nel 97 mi ha accolto come capogruppo e che mi ha insegnato tante cose. Mi ha insegnato il senso di responsabilità, mi ha insegnato la coerenza, mi ha insegnato che qualche volta serve anche fare un passo indietro per raggiungere un risultato per tutta la comunità.
e che è un riferimento per le persone deboli come la CGIL di Mister Bianco lo è stata in questi anni. Io lo voglio ringraziare, Santo sarà l'assessore riferimento delle fasce deboli a Mister Bianco. Grazie Santo. Cittadini di Mister Bianco, io sono emozionato e nello stesso tempo orgoglioso delle parole che ha detto Massimo. Sono orgoglioso perché sto vedendo che dopo di me vedo una nuova generazione, vedo Massimo che, come lui dice, che è stato il mio pulcino e io la sua chioccia, vedo che Massimo adesso è all'altezza di dirigere una comunità. E questa, credetemi, che per me è la più grande soddisfazione che io possa avere dal momento che lascio quella politica. Detto questo, è chiaro che qui si parla di programmi, ma io, essendo stato anche, essendo ancora consigliere comunale, è opportuno che dica anche qualche cosa che riguarda la coerenza, caro Massimo. Innanzitutto bisogna capire, bisogna essere certi che questo comune, che questa comunità 10 anni fa, quando era amministrata dal centro-sinistra, dove c'era il sindaco Nino Di Guardo, se a Mister Bianco si è potuto fare quello che si è fatto è grazie perché c'è stato il Partito Democratico, perché un solo e allora si chiamava DS. Dico questo perché è importante. Un sindaco da solo non può cambiare le sorti di un paese. Un sindaco ha bisogno di una maggioranza, un sindaco ha bisogno di una squadra, e in quel periodo Nino Di Guardo ha avuto una squadra che è stato questo partito. Molti di questi uomini di questo partito, e senz'altro mi sento orgoglioso di aver fatto e di aver partecipato a cambiare il volto di Mister Bianco. L'altra cosa che io voglio dire è quello che è successo con questa amministrazione. È sotto l'occhio di tutti, è inutile dire, voi tutti vedete lo sfacello che è stato fatto da questo sindaco. È inutile parlare, è inutile dire. E su questo, Massimo, io mi voglio riferire a certe situazioni, quando per esempio adesso tutti parlano di programma, ma se attenziamo, questi programmi sono tutti uguali, tutti quasi come i nostri, fanno tutto, vogliono aprire l'asilo nido, vogliono ripristinare l'assistenza domiciliare, vogliono tagliare i costi della politica e più che ne ha più ne mette. Ebbene, tu caro Massimo hai parlato che questa maggioranza che si è presentata in questo palco è stata quella che non ha votato quando noi abbiamo fatto l'ultimo bilancio tutto ciò che si poteva fare, sia per aprire l'asilo nido, sia per fare i trasporti, sia per fare l'assistenza domiciliare. Ma caro Massimo, dobbiamo anche dire oggi che una parte di quella maggioranza, e questo è importante, adesso si trova nella compagine di Nino Di Guardo, e su questo dobbiamo attenzionare. Perché dico questo? E perché l'ho detto, e lo dico questo a quegli elettori che sono di Nino Di Guardo, sappiano che se in consiglio comunale non ci sarà una forte presenza di consiglieri del Partito Democratico e della coalizione, nessuno sicuramente può governare questa comunità, perché come dicevano antichi, chi nasce d'uno non muore quasi. Molti di quelle persone di cui questa sera l'onorevole Leanza parlava provengono da quel genere di politica lombardiana o di Forza Italia, che hanno incentivato questo tipo di politica. Noi che apparteniamo a un partito sicuramente siamo persone che daremo una garanzia. Ecco la cosa su cui bisogna stare certi, e questo è un grido che rivolgo a quegli elettori che dicono che vogliono votare al Di Guardo, i cosiddetti sostenitori. Io non la faccio lunga, perché parleranno molti più di me e perché il tempo è tiranno, diciamo. Approfitto questa sera di parlare come consigliere comunale in carica.
Approfitto di parlare di questo per ringraziare tutta la mia collettività che per 30 anni, dico per 30 anni, con i suoi consensi ha voluto che io la rappresentassi all'interno del Consiglio Comunale. Non presentarmi più come consiglieri, come consigliere, non significa che io non faccia politica. Io posso fare politica nel partito, io posso fare politica nel sindacato, io posso fare politica nell'associazionismo, posso fare politica ovunque. Semmai ringrazio Massimo che mi ha voluto come assessore, perché è stata una sua indicazione di cui io lo ringrazio e me ne onoro di farne parte, ma il mio problema, la cosa più bella che in me sta nascendo, che c'è in forza, c'è in corsa una nuova generazione. Una nuova generazione che deve essere all'altezza di prendersi le redini di una comunità. Se vogliamo i cambiamenti, ci devono essere non solo di facce, ma anche quelli generazionali. Oppure per serietà non possiamo dire che vogliamo i cambiamenti e poi adottiamo il sistema, basta che non tocca a me. Perché questa purtroppo è la teoria. E se oggi alcuni partiti non funzionano, è proprio perché all'interno di questi partiti ci stanno di queste persone. Mi riferisco a tutti i partiti, anche al mio. Detto questo, io finisco, vi ringrazio e la cosa più bella e più confortevole che io stasera possa avere è che Massimo Lapiana sicuramente sarà il prossimo sindaco di Mister Bianco. Grazie Sandro, ed è un grazie lungo ormai 20 anni, però rassegnati, il tuo nipote te lo godrai di meno perché farai l'assessore tu in questo paese nei prossimi 5 anni. Questo è sicuro, ci potremo calare a pasta. Chiudiamo la squadra davvero con un'altra donna straordinaria, perché vedete, noi un altro impegno che ci siamo presi è quello di ridare valore, perché abbiamo persone di valore, all'impegno femminile in questo paese, che è un impegno fondamentale, non perché una legge ci obbliga o meno a mettere candidature nelle liste, ma perché si deve riconoscere il valore delle donne. E allora a Mister Bianco ci sono donne che hanno incarichi istituzionali apicali, che litigano in chiesa, e ci sono donne che invece ogni giorno si spendono a prescindere dalla carica per fare politica, nelle battaglie di civiltà, per i beni comuni, per i rifiuti, per l'acqua pubblica, per il referendum. E Anna Bonforte è questo. Anna Bonforte è una presenza costante nelle battaglie di civiltà che riguardano questa comunità e ci darà una mano come assessore a gestire e ad avere cura dei beni comuni. Grazie Anna. Grazie. Non lo passi perché altrimenti io non riesco a vedere, vorrei invece parlare e vedere i volti delle persone che sono qui stasera con noi, e mi piace il fatto che noi proprio così ci esprimiamo al plurale, non al singolare. E intanto riprendo una parola che qui è stata citata in più versioni questa sera, la crisi, perché certamente la crisi c'è, e la crisi io in questa serata la voglio declinare come opportunità. Vedete, noi soffriamo di una crisi economica, di una crisi finanziaria e di una crisi morale. A ciascuna di queste crisi corrisponde un'opportunità che può essere declinata qui nel nostro comune. Per quanto riguarda la questione della crisi economica, è una crisi di sovrapproduzione, e così c'è un modo sbagliato di consumare il pianeta Terra. La difesa dei beni comuni parte da questo, dal fatto che noi abbiamo una terra da consegnare ai nostri figli, al nostro futuro. È per questo che noi abbiamo scritto che siamo per la strategia rifiuti zero. Ed è una scelta economica di responsabilità per il futuro del nostro paese, è una scelta di risparmio per la nostra comunità. La strategia rifiuti zero significa nel nostro paese, nella nostra comunità, chiudere la discarica di Contrada Tiriti, evitare, annullare l'ampliamento vergognoso di 2 milioni e mezzo di tonnellate di spazzatura che verranno riversate quotidianamente nel nostro comune, perché
La strategia rifiuti zero dice si produce in maniera biodegradabile, si fa la differenziata, si riutilizza. Ci sono riusciti a Salerno, non cito né Capannori né Vedelago, cito nel sud Salerno, 138.000 abitanti, il triplo della nostra comunità, e raggiungono il 74% di raccolta differenziata. E con questo possiamo diminuire la TIA, con questo possiamo diminuire le tasse che ci paghiamo sopra. La crisi finanziaria, certo, la crisi finanziaria c'è, e ci sono delle borse, e ci sono delle vite umane che vengono perse mentre la nostra vita viene regolata da indici di borsa, dallo spread. La Grecia deve decidere di stare, di non essere difesa, semplicemente perché c'è la BCE che ha stabilito le sorti di una comunità. Non è possibile pensare in questi termini, non è possibile rinunciare alle scelte politiche che ogni nazione deve fare. Non ci piacciono le scelte del governo Monti, lo dirà meglio di me Gennaro Migliore, ma non ci è piaciuta la riforma delle pensioni, non ci è piaciuta, e questo lo dico a buon titolo facendo io di mestiere il consulente del lavoro. Non ci sono piaciute le scelte sull'articolo 18, non ci sono piaciute le scelte possibili, quelle di poter attaccare il 10% del mio che noi prendiamo, quindi come consiglieri comunali, e certamente la riduzione almeno del 30% delle indennità del gettone di presenza dei consiglieri comunali, perché essendo un risparmio certo, questo risparmio certo può essere destinato alla comunità mister Bianchese, proprio con il ripristino del primo di quei servizi sociali di cui parlavamo, l'asilo nido, che era peraltro una delle proposte già fatte in consiglio comunale, come ricordava Santo Bonanno, e che dunque soltanto per scelta politica non è stato possibile ripristinare. E poi spiegare perché, essendo la politica proprio questo, un servizio alla cittadinanza, quelli che siamo in questa lista non è solo una questione di coerenza, e io per estrema umiltà non voglio dire qui cose abbastanza banali, siamo i migliori, non ce n'è come noi, non è così, noi però abbiamo una virtù, siamo credibili perché intanto noi vinceremo, ma comunque vada sarà un successo, perché noi queste facce sono le facce di gente che non hanno cambiato casacca, che al massimo da rosso è diventata arancione, e che qui su questa piazza ci tornerà, perché io ho fatto politica qua, fuori dai partiti, dentro i partiti, dentro i movimenti, nelle istituzioni e fuori dalle istituzioni. La cosa che noi abbiamo detto a tutti è cittadinanza attiva, sono gli elettori che devono controllare, noi vogliamo il bilancio partecipato, ma non la faccio più lunga perché voglio che invece Gennaro Migliore abbia modo di dire e poi che non ci piova addosso stasera. Però vedete, io ho qui tre cartoline, mi dispiace per Gennaro Migliore perché poi gliele tradurremo, ma io so che siamo limitrofi, questo mi fa piacere. E allora la prima cartolina è per Lino Leanza, perché Lino Leanza qui stasera è venuto a dirci che lui si è speso molto di più per questo paese, pur non essendo autoctono, perché di Maletto invece che di Mister Bianco, più di quanto non abbia fatto il buon Nino Di Guardo, a cui ha riconosciuto l'onore delle armi, delle capacità amministrative, e però allora bisognerebbe dirgli che tutte le cose che lui dice di essere riuscito ad ottenere per questa comunità l'ha fatto perché c'è un voto che espressamente quell'onorevole Nino Di Guardo gli ha dato alla regione. Allora la cartolina dice Ayatina Fallou e Oyad ci ha bruciato Mulu. È proprio così, è proprio così. Perché non va a chiedere a conto? E l'altra cartolina è per Nino Di Guardo, perché lui invece è un Nicigiovici Scidria. Ma sì, perché è una persona che da sempre ha avuto una tessera di partito in tasca, ma l'ha spesa come un biglietto di un taxi, se lo portava dove gli faceva piacere e comodo a lui, allora quel partito era ottimo, se quel biglietto del taxi non lo portava dove voleva lui, non andava più bene. Un Icicovici Scidria. E l'ultima è per Massimo Lapiana invece. E l'ultima è per Massimo Lapiana, perché se noi siamo qui e siamo per la difesa dei beni comuni e
siamo per le cose buone e ottime che possiamo realizzare insieme. Sitta embriagari, embriagati di vino buono. Io godi degli applausi e insomma avete visto che assessori, insomma io credo che sono persone che davvero possono rappresentare una comunità, competenza, passione, disinteresse, questa è la Mister Bianco che vogliamo costruire.